inizia l'avventura di questo nuovo percorso, ma più che percorso politico, il percorso politico rimane sempre lo stesso, non è che cambia, perché il modo di fare politica di Petrelli è sempre lo stesso e non cambierà. Diciamo che comunque oggi inizia l'avventura dell'ufficializzazione della campagna elettorale, nello schieramento che viene sempre visto, che è centrosinistra, poi però spiegheremo un attimino anche tutta questa vicenda. Quello che voglio dire è che dopo io ho continuato e abbiamo continuato come realtà di persone che stanno intorno a me a fare politica, e tant'è vero che nell'amministrazione, diciamo, c'erano allora riunioni che si facevano con la maggioranza e si prendevano le decisioni insieme, collegialmente, con le forze politiche. Poi, diciamo che dai primi di dicembre questa buona abitudine si è spezzata, si è stata interrotta, per cui è venuta a galla. Io capisco che ci sono l'incalzare magari di problemi che sono nati, e capisco quindi che magari il vortice di alcune esigenze portano a scelte immediate, però quello che abbiamo visto dai primi di dicembre non è andato bene, e se vi ricordate ho palesato la contrarietà di alcune scelte, ma non per demagogia, per quello che si faceva, per l'opportunità e anche per la mancanza di una scelta non più collegiale. Questa maggioranza non si riunisce più con i partiti, anzi i partiti o le persone o gli schieramenti che hanno portato e che hanno tra l'altro caratterizzato anche la vittoria, perché io penso che la vittoria del centrosinistra la si debba a una persona che si chiama Roberto Bonomi, che ha lavorato per l'unità del centrosinistra. Se il centrosinistra non fosse andato unito come è andato, noi non avremmo vinto le elezioni, perché i numeri sono eloquenti, e quindi oggi non non governerebbe il centrosinistra, cioè noi. Ma quindi non solo non c'è riconoscenza, ma non c'è neanche quello che è la buona norma di convocare e di fare le scelte con la maggioranza. Ed è talmente entrato nel DNA non solo del sindaco, che ha tirato fuori, è esplosa la sua cattiva abitudine di essere l'uomo egemone e autoritario, ma anche nei consiglieri comunali. Quando alla crisi che c'è stata Giannini e Sartori dicono che praticamente bisogna ritornare a riunirsi, parlare tra i consiglieri, non hanno capito che si parla tra partiti, poi anche i consiglieri, ma si parla soprattutto tra partiti. Comunque, in sostanza, io non ho più partecipato, Rifondazione non ha più partecipato e Comunisti Italiani non hanno più partecipato, non c'è più una collegialità delle scelte. Allora, questa mia candidatura ha anche un risvolto politico, quello di dare voce a una parte politica in questa città, non solo mia, non solo legata al simbolo, ma penso alla testa pensante di Roberto Bonomi, alle capacità di Roberto Bonomi, che non possono essere tenute nel cassetto. Non sto chiedendo posti di potere, sto chiedendo di prendere posizioni collegiali, di fare delle scelte, anche delle sintesi, ma delle posizioni e delle scelte fatte insieme, come era all'inizio. Questa buona abitudine si è persa, e questa crisi. Ma questo aspetto, quindi l'aspetto della candidatura, come ho detto, è legata dal punto di vista politico a ridare dignità a dei personaggi politici che in questa città hanno dimostrato capacità, serietà ed esperienza, e che oggi sono accantonati, ma non nei posti, sottolineo, non negli incarichi, nelle collegialità delle scelte, nel decidere insieme, nel confrontarsi, non esiste più. Ecco, questa candidatura ha questo risvolto. Però passiamo anche a quella parte civica, a quella parte di persone che mi stanno intorno, che hanno detto: Vittorio, non possiamo mandare a male questa candidatura, questo impegno politico, perché non stare nelle istituzioni tutto sommato non solo non si è incisivi, ma poi alla fine si perde il contatto, per cui
Tra l'altro, questi 20 anni di esperienza, questi 18 anni di impegno politico in modo molto particolare che ho rappresentato in questa città e per il territorio, non possono essere buttati nel cassetto. E quindi mi hanno invitato loro, mi hanno spinto loro a questa candidatura, soprattutto per come è andata la storia della regione. Cioè noi veniamo da una regione che è stata, diciamo, dimissionata ed è dimissionaria per gli scandali. Lascio spazio su questo a loro e poi riprenderò le peculiarità di questa candidatura. Allora, alla mia destra abbiamo Serenella Longarini e alla mia destra Simone Manducchi. Simone ormai da 2 anni fa un percorso politico insieme a me, è un giovane che fa un percorso politico insieme a me, e Serenella invece è una persona con il quale condividiamo un impegno civile, comunque un modo di operare anche per il sociale, anche se non è partitico, anzi è religioso più che altro, soprattutto religioso. Beh, noi, per esempio, nella mia famiglia siamo state fra quelle persone che hanno spinto, hanno chiesto proprio a Vittorio di candidarsi, perché crediamo fortemente nelle sue doti morali, e questo ci sembra un problema non da poco. Io vorrei sottolineare, perché decantare le doti morali di Vittorio è cosa facile per quanti lo conoscono, ma io vorrei sottolineare particolarmente un aspetto di Vittorio: la sua coerenza verso i valori ai quali si ispira. Io penso, questo è il mio pensiero, che sono molte le persone che oggi, a vario titolo, con varie ideologie, tra i vari partiti, che si candidano a rappresentare il mondo cattolico dal quale io provengo naturalmente, osservando un po' la loro vita, e privata e dagli atti pubblici che poi compiono nelle istituzioni, io ho l'impressione di avere a che fare con dei perfetti Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché magari si ispirano a certi valori che poi non mettono per niente in pratica. Invece Vittorio, secondo me, rappresenta proprio questa coerenza. E io vorrei invitare, in particolare il mondo cattolico al quale appartengo, a guardare alla coerenza che questa persona testimonia. Vittorio vive la politica come un servizio gratuito che si fa alla comunità, non per avere tornaconto personale. E questi sono i principi fondamentali che dovrebbero ispirare tutti i cristiani, in particolare i cattolici, che si affacciano al mondo politico. Non vi dico, lo sapete già, quello che convinco. Mi sembra che invece Vittorio, da questo punto di vista, sia fedele a quanto, diciamo, pensa nel suo intimo, a quanto vive. Lo posso testimoniare in prima persona perché, come va detto, condivido con lui l'impegno, diciamo, sociale nel volontariato. Noi siamo impegnati, appartenendo al Monte Salesiano, siamo impegnati ad un'azione verso i giovani. Quindi Vittorio, con sua moglie anche, che è molto impegnata in prima fila in questa azione, porta avanti queste idee. Ovviamente non è necessario essere cristiani o cattolici per capire quando una persona è onesta. Io, ad esempio, che credo in una politica laica, non vuol dire che questa una persona non debba essere religiosa, ma io personalmente credo in una politica laica e mi avvicinai a Vittorio Petrelli circa 2 anni fa, quando fui colpito dal suo modo di fare politica, che alla fine era lo stesso modo che io vedevo quando ero bambino, perché lui, ricordiamolo, ha un'esperienza ormai quasi ventennale, e io da bambino ero incuriosito da questo signore che la mattina andava a pulire le strade. Quindi mi sono voluto avvicinare a lui e sono soddisfatto di questa scelta, perché è una persona che poi dopo lo vedremo nel dettaglio con i vari punti della candidatura, non guarda assolutamente al suo rendiconto personale, ma guarda ai cittadini, guarda a noi, tant'è che io qui mi sono permesso di stampare il suo rendiconto del 2012, la gente potrà pensare che si fa politica per guadagnare, per ottenere uno status. No, per Vittorio Petrelli non è così, è per questo che io mi sento veramente di sostenere la sua candidatura e di supportarlo nelle scelte che lui fa. Qui ho stampato il suo rendiconto del 2012, non diciamolo ai signori della politica, però lui tra entrate e uscite ha avuto un deficit di 4.511 euro, potete vederlo sia sul sito www.petrelli.dk sia sul sito Ambiente e Lavoro.
Quindi, oltre questo, vi sono dei punti che rispondono all'antipolitica che c'è in questo periodo. È una situazione molto difficile, lo capisco. La regione in particolare ha vissuto una situazione difficile, visti gli scandali, Fiorito, eccetera. Però io credo che bisogna, che sia necessario vedere e saper distinguere, perché lui sia ha portato delle proposte per l'antipolitica che poi esporrà, ma poi soprattutto ha una competenza e ha acquisito un'esperienza in 20 anni che io credo poche persone abbiano qui a Civitavecchia. Ricordiamo che a lui dobbiamo ringraziare lui se oggi l'Enel inquina meno grazie alle sue battaglie che ha fatto per ridurre l'inquinamento e per migliorare i sistemi di ventilazione. Grazie, mi avete quasi commosso, nel senso ringrazio, tra l'altro non eravamo preparati, io avevo chiesto di intervenire e questo mi fa piacere. Parliamo della candidatura, cerchiamo di essere brevi perché sennò poi andate via. Allora, quali sono le caratteristiche peculiari? Noi partiamo da una regione che è stata dimissionaria per immoralità. Allora, la risposta che bisognava dare alla regione, e quindi di chi vuole dare una mano, un contributo per rialzare questa nostra regione, è quindi una risposta di moralità. La risposta di moralità quindi è, io ho fatto due volantini, tra l'altro è una campagna elettorale che non solo mi vede a me personalmente, cioè è una campagna elettorale che vede un insieme, cioè tutto quello che è prodotto, è tutto prodotto da volontariato. C'è qui chi mi ha fatto il sito, volontariato, è un collega di lavoro, chi mi ha fatto, non ho smesso di fare attività di volantinaggio alle stazioni, ma anzi l'ho allargato non solo a Civitavecchia, ma a Cerveteri, a Marina di Cerveteri, alla Dispoli, per far vedere che esiste, e sono andato a portare volantini che parlavano per esempio dell'antipolitica, appunto del modo di approcciarsi alla politica in un periodo in cui si vedevano certi scandali. E non è facile parlare alla gente o dare un volantino di politica quando si vede che qualcuno è andato a giocare i soldi pubblici alle slot machine o se le è messe sul conto pubblico. Però, come diceva lui, cerchiamo, e vedete, io ho voluto riprendere, qui vedete Einstein che proprio dice questo, cioè le crisi devono servirci per produrre cose positive, per stimolare la nostra mente, la nostra azione. Quindi la situazione della nostra regione non è facile, ma questa situazione di crisi deve aiutarci per sviluppare energie positive e produrre poi dei risultati per la collettività. Allora, la risposta in termini di moralità, io l'ho scritto su un volantino, che è il volantino che vedete qui, cioè questo volantino che parla, la bella politica è già in realtà. In realtà come funziona la mia campagna elettorale? Funziona con due volantini. Il primo volantino parla di immagina cosa puoi fare. Tra l'altro, lo slogan immagina non è uno slogan che nasce, non è uno slogan che nasce, cioè potrebbe sembrare che io abbia copiato Zingaretti, no. Non ci siamo copiati, ma è stata, anche se lui poi credo che abbia una società, credo che l'unico messaggio che si potesse dare, quando tu stai in mezzo alla gente lo capisci, l'unico messaggio che si poteva dare era immaginare, perché oggi la gente può solo che immaginare. Non gli puoi dire, quindi era immagina cosa puoi fare. Se tu apri questo volantino, praticamente dice immagina cosa, poi ve lo darò, tutte quelle che sono le caratteristiche che tu vorresti di un consigliere regionale, quello di stare in mezzo alla gente, di non finire dopo il mandato. E io questo è un impegno che prendo con i cittadini, questa sede che pago, continuerò a averla, continuerò a avere un punto di incontro con i cittadini, non sarà una cosa che finirà. Io ho rendicontato quanto erano le entrate e le uscite come consigliere comunale, lo farò come consigliere regionale. Noi non sappiamo in realtà quanto guadagna un consigliere regionale, io vi dirò quanto guadagna e come lo impiegherò, e poi vedrete che parte dello stipendio, buona parte dello stipendio, non posso dire, non so, lo vedrete che sarà impegnato per fare sviluppo, per fare anche solidarietà, perché c'è bisogno anche di solidarietà in questo momento, per cercare di sollevare anche e soprattutto per fare formazione. Prima diceva Sonia, poi ditemi, prima diceva Sonia, ma attento che ti tolgono la delega. Allora, guardate, io, è una, diciamo tra virgolette, una Tirei forse ha dato le deleghe pensando che mettesse un tappo in bocca alla gente.
io non ho prodotto niente, perché in realtà nel nostro comune non c'è un dipendente che conosce l'inglese, che conosca bene l'inglese. Se non conosci bene l'inglese, tu non puoi partecipare ai bandi, va bene? Quindi bisogna fare formazione, ma non tanto dei dipendenti, proprio un'euroformazione. Io ho visto, adesso conosco la realtà, io metterò i miei soldi da consigliere regionale per fare euroformazione di giovani laureati, così come hanno fatto alcuni comuni o alcune realtà. Se riesco in regione a sviluppare politiche che dovranno, diciamo, colmare questi gap, io voglio ricordare che l'Italia è al 27esimo posto, sono 28, al 27esimo le nazioni, 27esimo posto per l'impiego e l'utilizzo dei fondi europei che possono servire allo sviluppo. Attenzione, non tutte le regioni italiane però sono allo stesso livello. La Toscana è un punto di eccellenza anche in Europa, ma nella media italiana il Lazio è la peggiore, è uno dei peggiori. Io sono stato a Bruxelles, vi dico solo che alla riunione dove c'erano quattro regioni, quelli del Lazio si sono presentati in ritardo, i funzionari, a dimostrazione che chi va lì va con un incarico, una promessa di chi vince la presidenza, di chi vince la regione. Io, se vincerò, pretenderò dal mio governo politico che vengano scelti con un concorso e con un chiaro di qualità, dove siano evidenti e siano premiate le qualità e le competenze, così come ha fatto la regione Toscana. E non date come premio a qualcuno, a qualche dottore di passaggio, che quindi non ha l'onere e finisce, diventano 4 anni o 5 anni solo di vacanza a Bruxelles. Parliamo di, dicevo, quindi che cosa ci sono altre caratteristiche? Quindi rendiconto, soldi, i miei soldi li impiegherò per la formazione, rinuncio al vitalizio. Io in questo momento sono l'unico candidato del centro-sinistra di Zingaretti che dice pubblicamente che rinuncia al vitalizio. Tra l'altro, a qualcuno sembrerà strano, ma guardate che il DV, dove io facevo parte, ha sempre fatto le battaglie di rinuncia al vitalizio. Solo che secondo me qualcuno non è coerente, perché se tu dici che rinuncia al vitalizio e ne hai diritto, lo stai prendendo, non devi aspettare che gli altri non lo prendano. Ne puoi rinunciare, lo puoi fare rinunciando. Quindi secondo me c'è qualcuno che non è coerente, ma questo sta alla coscienza dei singoli. Io, e poi vi racconterò questo discorso della rinuncia, che non è solo un impegno, ma che oggi c'è la difficoltà, ma ne parlerò dopo. Rinuncio al vitalizio, continuerò ad andare in treno, cioè io arriverò a Roma non con la macchina o con le macchine della regione, che non prenderò mai prenderò una macchina della regione, perché credo che un consigliere regionale è ben pagato e si può prendere la macchina propria se deve raggiungere certe cose, ma andrò con la macchina mia personale quando ce n'ho bisogno, oppure se andrò in regione con il treno, perché sapete quanto sono legato ai pendolari. Quindi il mio obiettivo, ma questo ne parlerò, è quello di creare di stimolare politiche tali che la regione dia attenzione al trasporto su ferro, perché non si può più tollerare certi livelli. Io non posso promettere che risolverò i problemi del pendolarismo, però ci sarà un impegno, e siccome viaggerò con loro, vivrò con loro i disagi, e quindi avrò la carica, la forza di poter battere i pugni sul tavolo e chiederò di partecipare alla commissione dei trasporti. Quindi sarò una voce dei pendolari in regione, con i quali sarò a stretto contatto. Continuerò a fare volantinaggio ai pendolari, non solo a Civitavecchia, ma a tutto il tratto del FR5, cioè alla Dispoli, a Marina di Cerveteri, naturalmente non mensile, ma bimensile. Ogni 2 mesi io avrò questo, perché capito, una volta che se prendo un treno, non posso saltare altri pendolari. Invece io mi impegno in questo. Però, tornando sulla moralità, io sul secondo volantino, ecco perché ho messo la bella politica, è già una realtà, e un vitalizio in meno, perché io rinuncio al vitalizio. Allora, in realtà oggi i vitalizi non esistono più.
La legge regionale fatta da, da Polverini, la legge sulla finanziaria del 2011, del dicembre del 2011, ha eliminato i vitalizi, ma di fatto rimanda a un trattamento pensionistico, che nella sostanza è la stessa cosa, capite? A un trattamento pensionistico questa forma di assistenza finito il mandato, che ritrovo non corretta. Perché nessuno ti ci chiama a fare l'amministratore pubblico, quando è finito la prestazione deve essere terminato il rapporto, non ci deve essere alcun vantaggio per nessuno, non ci devono essere strascichi economici. Quindi avevo l'intenzione di fare una rinuncia attraverso un atto di donazione a società Onlus. In realtà non posso, per l'articolo 771, fare una rinuncia. Oggi faccio un atto pubblico, ma l'assurdo è che praticamente, cioè, grazie, ma l'assurdo è che praticamente, sarebbe lungo, in questo momento la Regione Lazio, chi subentra la 10ª legislatura, dovrà occuparsi di questa questione. Perché vi ho detto, nella legge si aboliscono i vitalizi, si passa a un sistema previdenziale che doveva essere affrontato nel corso della legislatura, soprattutto dal 2013, poi è caduta la regione, quindi siamo a queste, io sono stato in contatto anche con l'autore, mi sono messo in contatto anche con l'autore del libro della casta, Sergio Rizzo, il quale mi ha raccontato che nel Friuli Venezia Giulia, dove hanno già abolito e hanno già strutturato questo nuovo sistema pensionistico, hanno fatto una stessa porcata dei vitalizi. Quindi alla fine, come dicevo, non cambia niente. Io cercherò io parlo per me, io posso garantire per me, non è che posso garantire per la mia lista o per gli altri. Io cercherò di prevedere la possibilità che chi vuole rinunciare ci rinunci. Se non sarà possibile, io lo devolverò a fine mandato, quando scatterà per me l'aver maturato questa pensione, lo cederò a 3 associazioni Onlus, che oggi non dico perché non voglio tirare nella battaglia associazioni, ma che neanche loro sanno. Secondo punto, io ho perso le elezioni comunali, non sono il consiglio comunale perché mi sono battuto per la competenza e per la meritocrazia nei posti pubblici, nel senso che individuando e indicando certe persone, tra l'altro non di Civitavecchia, va bene, avrei potuto ottenere gli 8 voti in più che mi mancavano per entrare in consiglio. Io insisto su questo, e lo dice anche Einstein, che dobbiamo puntare sulla competenza e sulla meritocrazia nelle scelte dei personaggi, nelle scelte soprattutto degli amministratori, anche regionali. Io farò una legge in tal senso. La prima proposta di legge regionale che farò è proprio questa, perché è vero che esiste già, ma di fatto è una legge regionale che nella sostanza non ha raggiunto l'obiettivo. Se questo avverrà, se verrò eletto, lavorerò in questo senso, anche perché per ogni bisognerà fare qualcosa, bisogna stare dentro per conoscere e vedere le leggi regionali che hanno costituito per esempio alcune aziende regionali, e quindi intervenire una per una. Altra cosa, la legge 441, tornando alla moralità, alla moralità che oggi giustamente chiedono i cittadini a seguito della caduta del governo, la legge 441 del 1982 ha stabilito la pubblicità patrimoniale degli amministratori pubblici, cioè vale per il sindaco, vale per i consiglieri, lo stesso vale per la regione. Nella regione Lazio è una norma applicata, solo che questo librone che gira, tra l'altro io non sono vecchio la regione, io sono stato consigliere comunale per 4 volte e io con la regione ci ho sempre interagito, perché poi soprattutto una città come Civitavecchia, per i problemi ambientali, per i problemi urbanistici, se vi ricordate, non sono uno che ha scaldato la sedia, quindi conosco bene la regione. Quindi sono stato anche, ho anche visto questo libro con le proprietà, però di fatto questo libro rimane dentro il palazzo. Se voi andate sul mio sito, poi vi dirò qual è, non solo è pubblicata la mia proprietà personale, ma è pubblicata quella di mio padre, di mia madre,
di mia moglie e di mia sorella, già pubblicate, e non chiede questo la legge. E direi anche che è una risposta a questo consiglio comunale, alla maggioranza, a Tidei, a Moscherini e a Tidei in particolare, che quando facevo le primarie disse che la mia proposta di pubblicare quello che tra l'altro è dovuto, quindi è inadempiente la regione, l'avrebbe applicato. Sono passati oltre 8 mesi, non è stato applicato, non se ne parla, ho fatto un intervento pubblico, l'ho richiesto a ottobre del 2012, è caduto lettera morta. Molte cose, ecco perché da questa candidatura chiedo di ristabilire le regole. E poi torno a ripetere, buona parte dello stipendio, non posso dire quanto, ma lo rendiconterò annualmente, farò sostegno quindi per lo sviluppo, per la promozione, per la formazione e anche per i ricorsi al TAR. Io credo di essere stato l'unico consigliere comunale italiano che ha fatto ricorsi a spese proprie, e non un ricorso, ma più ricorsi. Il 30 gennaio avremo la storia, quella dell'IMU. Ho fermato l'esternalizzazione dei servizi di tributi attraverso 3 ricorsi, di cui 2 li ho pagati io e uno invece lo ha pagato anche una parte di questa maggioranza, perché eravamo in campagna elettorale e quindi li ho coinvolti nelle spese. Ho fatto ricorso anche sull'urbanistica insieme ai cittadini, quindi siccome ho una sensibilità in questo senso, tutti i comitati, non mi importa di che colore politico, ma se sosterranno delle battaglie giuste, subiranno dalle loro amministrazioni delle ingiustizie, io metterò a disposizione i miei soldi per fare ricorsi, perché è l'unico modo per fermare le ingiustizie, è un tentativo, però darò un sostegno non solo politico ma anche economico per sostenere le spese. Ecco, qui si chiude la parte della moralità, la parte del progetto politico, come vi ho detto, sta nello sviluppo, punto molto sul cercare di prendere i soldi per le regioni, per l'Europa, per mettere a disposizione del territorio, e meritocrazia e competenza, e questo è un po' il mio progetto politico. Quindi credo che approcciarsi alla regione non si possa fare in modo semplice, bisogna farlo in modo articolato, perché questa nostra regione ha grosse difficoltà. Tutto questo, tra l'altro, è diciamo visibile attraverso il sito, che è un buon portato di accordo. Poi parlo, scusate, c'è un punto importante, quello della lista, e vi spiego perché. Il sito è www.petrelli.tk e vi chiedo la cortesia, per favore, di metterlo al primo posto, questa diciamo informazione, perché ho bisogno che l'informazione venga presa dai motori di ricerca. Sta succedendo, vedete, tra l'altro anche il modo di come sto cercando di approcciarmi con i cittadini, generalmente si fanno i santini con il simbolo della lista. Io sto puntando molto sulla comunicazione dei giovani, di chi è arrabbiato, di chi ha agguerrito. E quello che sto inventando, la gente è arrabbiata, attenzione, va bene la protesta, ma ci vuole la proposta e ci vuole anche un collegamento con chi vai a delegare. Questo non significa che è clientelismo, ma il rapporto tra cittadino, tra eletto e elettore, che deve essere fatto. Quindi anche gli elettori che dicono che votano un simbolo come Grillo, che secondo il simbolo Grillo, ma non sanno a chi andrà questo voto, potrebbe essere una persona che diciamo soddisfi e onori l'impegno, ma potrebbe anche essere una persona, è un grande quid. Dalla parte mia c'è 20 anni di impegno politico, c'è una garanzia, e abbiamo cercato nel video proprio di sottolineare questo aspetto, il rapporto tra cittadino e elettore in senso costruttivo, in senso propositivo, ma anche in senso critico e anche di richiesta, ma di richiesta quella che vuol dire la costruzione, non la raccomandazione. Dobbiamo promuovere politiche di sviluppo che si possono fare se il sistema lo lasciamo e invece portiamo questa competenza e le teste migliori al governo della regione.
Questo è un mio impegno che prendo personalmente con gli elettori e mi auguro che siano gli elettori a sostenermi. Perché la mia candidatura nel Centro Democratico per Zingaretti? Cosa è successo praticamente? È successo che tanto il TV è stata travolta dagli scandali e devo dire la verità. Simone quando raccontava in giro che la sede la pago io, molti gli chiedevano ma non è possibile, la paga il partito. Io non ho avuto una lira sulla sede della gestione del partito, una lira, un centesimo. Anzi, ma potete ben capire, se un segretario regionale si andava a giocare i soldi pubblici alle slot machine, non è che pensasse a me, nonostante io gli avessi detto la difficoltà di portare avanti. Però l'ho fatto prima, l'ho continuato a fare, non lo dico in tono polemico, però questo per chi come me fa sacrifici per fare politica e li fa per davvero, va bene? Vi invito a vedere la rubrica Dicono di me, c'è un ragazzo che su un blog mi ha scritto quello che mi ha fatto commuovere. Io faccio veramente sacrifici, privandomi, io non vado più in palestra, vado in bicicletta, ma anche, cioè non vado in palestra o in piscina, come dove mi piacerebbe, premesso il tempo, perché i miei soldi li impiego per pagare quella sede, d'accordo? O per fare volantinaggio. Prima i volantini me li passava, i volantini, le fotocopie me le dava, come era previsto, diciamo, la regione, nel senso che il gruppo regionale che è previsto, quando si è sciolto tutto ho dovuto pagarmeli da me. È una spesa, cioè, ogni volta che andavo alla stazione erano 30 euro. Ora, per chi come me è monoreddito e ha una famiglia, cioè, togliere questi soldi diventa un sacrificio. Allora, dicevo, molti gli dicevano, ma non è possibile, no, invece io lo faccio dei salti mortali per fare politica, però è una passione, mi interessa, mi dispiace che il nostro territorio sia violentato o non sviluppi o non dia una garanzia di vita agiata per tutti quanti, e quindi il mio impegno è in questa direzione. Dicevo, io adesso, perché poi sono andato a finire sulla lista civica, quindi praticamente una parte di TV, una piccola, una costola, capitanata da Donati, ha continuato a stare nel centro-sinistra, diciamo, capeggiato dal PD. Io ho seguito questa, io anche Simone abbiamo seguito questa realtà. Devo dire la verità, ormai sono diventato anche un po' scettico nei confronti di tutti, perché il trattamento che ho avuto in TV non mi è piaciuto, ma non tanto, non che volessi posti, io non voglio posti, volevo il rispetto di una dignità, quello che non mi è piaciuto di questo partito e che non ha riconosciuto neanche il sacrificio che io facevo per fare politica. Me l'ho riconosciuto solo un consigliere regionale che a un certo punto mi ha fatto una telefonata e mi ha detto ma perché non vieni, che tra l'altro perché non vieni con noi, non ti candidi con noi? Ho detto guarda, io non mi sento più di dare la mia spontaneità a nessuno se non vedo dall'altra parte una rispondenza non di posti, di rispetto per questo impegno. Quindi io ho aderito a questa richiesta di candidarmi, anche perché c'erano gli amici che spingevano, però in realtà non è che ho una tessera, non c'è una tessera perché questa lista è una lista che non è di breve formazione. La mia tessera verrà fatta solo quando vedrò che le cose funzionano. Io posso garantire per me, posso garantire di quello che ho scritto. E devo dire la verità, tra l'altro mi piace anche la lista, non voglio dire, oggi sono diventato un po' scettico nei confronti di tutti, voglio vedere i passi, però la lista mi piace perché il capolista, sappiate, è una persona che 2 anni fa portavo io in questa città, era il consigliere regionale Alagna, e tra l'altro questa lista di fatto è la lista civica, la vera lista civica, così la presenta Alagna, così l'ha presentata anche il coordinatore di questa lista, perché praticamente ci sono persone che stanno facendo delle battaglie, c'è uno contro la discarica di Malagrotta, c'è un rappresentante delle forze dell'ordine, c'è un rappresentante degli NCC, vi ricordate Aloisi che presentai qui, anche lui è candidato per questa lista. Quindi ci sono persone che sono impegnate nella comunità, nella collettività, portando avanti delle battaglie legali. In più, e questo è una cosa ritornando a lei, in più questo mi fa anche piacere per la mia coerenza con i miei valori cristiani, c'è anche un riferimento cristiano cattolico, perché da Bacci e Donati
diciamo, sono persone impegnate anche, cioè che hanno dei valori religiosi. Ma questo non significa che non sia aperto laicamente agli altri. Il mio modo di fare politica è lo stesso, mi danno questa opportunità, io lo sto prendendo. Spero che la città, con tutte le motivazioni che vi ho rappresentato, scusate se sono stato lungo, diciamo, è una risposta che mi auguro venga recepita dai cittadini, perché non ci piace come sta andando il decorso di questa amministrazione. Dobbiamo recuperare quello che abbiamo scritto, la coerenza di quello che abbiamo scritto, si devono recuperare certe posizioni, ma non ci interessano i posti di potere, ci interessano le esperienze, le idee di alcune persone che sono state accantonate. Io mi riferisco a Roberto Bonò, mi faccio nome e cognome. Aver accantonato una persona di quel calibro significa che questa maggioranza ha già un difetto. Pensavano di essere in autonomia, i difetti stanno arrivando. E poi comunque questo aspetto della maggioranza, presto martedì lo porterò in una nuova conferenza stampa e la indicherò appositamente. Io direi di farvi vedere 2 minuti il video, perché il video rappresenta questo mio modo di fare politica e che bene ha interpretato sia, diciamo, le mie idee. Andare la mattina presto, lo farà ancora di più in campagna elettorale, immaginate, ancora devo portare questi volantini. I volantini che io ho portato, tra l'altro, sono visibili sul sito, perché parto da questo, sotto questo sito c'è il primo volantino che ho portato, che è politica, partecipare o stare alla finestra. Ve lo dico anche a livello personale, leggeteli. Il secondo, il patrocinio gratuito, perché noi qui garantiamo il patrocinio gratuito, nel senso che chi ha bisogno di un'assistenza legale e ha un reddito inferiore, lo facciamo, c'è un avvocato che lo fa gratis, ma anche un'assistenza legale per chiunque vorreste sentire un parere. Non stiamo procacciando clientele a un avvocato, non è questo il nostro obiettivo, sottolineando questo. Ma ho posto la questione in quel volantino anche del discorso di fare ricorso al TAR. Questa esperienza che ho avuto soprattutto negli ultimi 5 anni. Il terzo volantino è stato il rendiconto economico. A molti è sembrato strano che un consigliere comunale rendicontasse le proprie spese economiche. E l'ultimo volantino che è stato caricato, lì c'è scritto essere, cioè l'importanza di esserci. Vedete, se io fossi stato consigliere comunale, non garantisco che non avremmo fatto l'aumento della TIA, ma avrei posto una questione. Perché? Intanto non sarebbe stato quello l'importo, ma di questo poi ne parlerò più succintamente nel discorso di martedì o di mercoledì quando provo. La prossima questione è: perché si continua a tenere una persona al governo di Addirittura Servizi o Città Pulita come Ciolli, che non ha fatto un provvedimento per ridurre i costi di questa azienda, quando o questo sfascio che abbiamo ereditato è rimasto tale e quale? Non parliamo della qualità del servizio, lasciamo la qualità del servizio, lo sfascio in cui c'era. Noi abbiamo saputo, io ho perso le elezioni perché io ho fatto un nome e un cognome, non di Civitavecchia. Ma non è un fatto personale, stiamo qui per migliorare e non si può dire, ma sì, poi vediamo, no, poi vedrete nella prossima volta. Questo è per far capire tutto quanto. E poi ci sono tutti questi due volantini e questo mio progetto politico. Credo che ci sia abbastanza carne al fuoco, chiedo alla gente di dedicare 5 minuti per confrontarmi con gli altri, non votare. E dicevo, sto lavorando anche su Roma, perché quel comitato Casa Diritto è un comitato di alloggi militari, quindi dovrebbero arrivare anche consensi da Roma, e quindi se la città non mi tradisce potremmo arrivare a ottenere questo posto in consiglio comunale, non in regionale. Non è facile, però non è neanche impossibile, perché per la particolarità di quello che propongo, per la singolarità, e in questo momento credo ci sia proprio bisogno di persone diverse nel fare politica. E credo che lo interpreti di essere un buon
diciamo, interpreti di questo modo diverso di fare politica, di fare proposte. Partiamo dalla crisi per creare sviluppo, consapevoli di questa crisi. Va bene? Vittorio, io come hai detto, tu sottolineassi il fatto dello stipendio, perché prima magari tu hai detto lo stipendio, magari la gente può pensare 20 euro al mese. Ascoltate, non parlo di 20 euro, io parlo, non vi posso dire 50, anche perché c'è un'iniziativa che farò, che renderò pubblica, vi posso dire che per una realtà locale io già dedicherò 1000 euro, 1200 euro al mese per una realtà locale che sta soffrendo, di cui lo dirò pubblicamente, perché non ho problemi, perché poi alla fine non sto andando per i soldi, anzi vi dirò di più, la mia candidatura è fatta in una chiave di riportare bella politica, la bella politica non solo in regione ma anche in questa città, perché non mi pare che poi si stia attuando la bella politica, e anche a me non mi sta soddisfacendo l'azione del governo, non è facile, però ci sono alcune, ma non sono risentimenti personali, perché se andasse a posto non c'era problema, se la città fosse andata a posto, se io stavo a Bologna non avrei fatto politica, credetemi, perché Bologna tutto sommato è una città che funziona, anche con gli scandali che ci sono stati personali, però è una città che funziona, città che purtroppo non solo non funziona, non solo ci sono delle cose che non funzionano immoralmente, ma non funziona, non riusciamo a garantire a tutti quanti una vita agiata, e tra l'altro c'è un pericolo, di cui vi parlerò ancora in una seconda volta, perché c'è un pericolo che si sta nascondendo, perché la vera amministrazione tra l'altro di lei non è questa, è quella che sarà dopo il 26 febbraio, questo bisogna capire. E poi ne parleremo in un altro punto. Adesso non vi voglio. Spero che. Scusate se vi ho detto tante cose. Però...